Stato di sicurezza e Stato sociale. Bell'articolo di Birindelli sul suo sito Catalaxy Institute. Sostiene Birindelli che se ci si oppone allo Stato di sicurezza, allora per coerenza bisogna opporsi anche allo Stato sociale. Questo articolo è uno dei 15 che fa parte di questa raccolta, il libro di Birindelli, Legge e Mercato. L'articolo del novembre 2015 si riferisce alle misure straordinarie prese dai governi, dal governo francese in modo particolare, all'indomani degli attacchi terroristici. In Francia è stato prorogato lo stato di emergenza istituito a seguito degli attacchi terroristici. Questo stato di emergenza prevede un ulteriore aumento del potere coercitivo arbitrario dello Stato, bypassando la figura del giudice e dando ampia discrezionalità alle autorità amministrative di polizia, per esempio. In nome dell'ordine pubblico e della sicurezza, ministro dell'interno e prefetti possono disporre domicili coatti, arresti domiciliari, accompagnamenti, divieti di contatto con persone individuate, ritiro del passaporto, divieti di circolazione, di assemblea, di riunioni, scioglimenti di associazione, perquisizioni. A seguito di questa estensione dello stato d'emergenza e anche delle proposte di farlo diventare addirittura permanente, molti intellettuali hanno avanzato delle critiche, in cui rifiutano il baratto fra la libertà o lo stato di diritto e la sicurezza. Birindelli riporta stralci di un paio di articoli, una di Massimo Villone sul Manifesto e l'altra di Giorgio Agamben sulla Repubblica. Birindelli ritiene che queste critiche non siano razionali, dove razionale vuol dire una critica che è argomentata in modo logicamente coerente. In quanto irrazionali, dice Birindelli, le critiche di questi autori, di questi giornalisti e di questi filosofi, di questi intellettuali in generale, non solo non costituiscono una difesa della libertà, ma senza che questi intellettuali ne siano consapevoli, costituiscono un'ulteriore aggressione alla libertà. Sono una difesa del potere coercitivo arbitrario dello Stato e della sua possibilità di continuare a espandersi. Vediamo perché Birindelli sostiene queste cose. Questo è uno stralcio dell'articolo di Massimo Villone, che si chiede se la libertà sia un prezzo giusto da pagare per la sicurezza. La legge di emergenza passa nel sostanziale silenzio di critiche e dissensi e con ampio favore dell'opinione pubblica. Su tutto vince la domanda di sicurezza. Anche in Italia nei sondaggi cresce il numero di chi accetterebbe uno scambio fra diritti e sicurezza. Per 3 mesi la Francia è un paese sotto tutela, un paese di sospettati, poi si vedrà. È stato anche suggerito che questo regime d'eccezione diventi un diritto comune, un diritto ordinario dell'emergenza, perché la minaccia durerà. Però non dimentichiamo che può essere facile assuefarsi a un regime di semilibertà. Invece il filosofo Agamben scrive: lo stato di emergenza non è uno scudo per lo stato di diritto, la storia insegna che è vero il contrario. Fu proprio lo stato di emergenza che permise a Hitler di stabilire e mantenere il regime nazista. I crimini che furono commessi in Germania non si trattava di crimini perché era tutto perfettamente legale, perché la Germania era in stato di eccezione e le libertà individuali erano sospese. Le ragioni di sicurezza non sono rivolte alla prevenzione dei delitti, ma a stabilire un nuovo modello di governo degli uomini, un nuovo modello di Stato, un security state, uno Stato di sicurezza, che sta prendendo il posto delle democrazie parlamentari. Non è uno Stato di diritto, ma uno Stato di controlli generalizzati. Gli uomini che vengono mantenuti sotto la pressione della paura sono pronti ad accettare qualunque limitazione delle libertà. Birindelli fa notare che in questi articoli il termine libertà viene usato in modo diverso a seconda delle tesi particolari che si vogliono sostenere, ed è per questo che le critiche diventano irrazionali. Negli articoli citati sopra, spesso il termine di libertà come stato di diritto viene utilizzato per sostenere la non legittimità di misure coercitive arbitrarie, anche se hanno lo scopo di garantire maggiore sicurezza. Tuttavia il termine libertà è un concetto astratto e spesso appunto è utilizzato con accezioni diverse e addirittura opposte. Come infatti dice Lord Acton, la libertà insieme alla religione è stato anche pretesto del crimine. E come dice Abramo Lincoln, noi tutti dichiariamo di essere a favore della libertà. Ma a questa parola diamo significati diversi. Per alcuni la parola libertà può significare che ogni persona può disporre di se stessa e del frutto del proprio lavoro. E questo è il significato di libertà dei libertari. Mentre per altre persone la parola libertà può significare che alcune persone possono disporre di altre persone e del frutto del loro lavoro. Questo invece è l'accezione di libertà come libertà positiva.
cioè la libertà del positivismo giuridico che rende legale per esempio la redistribuzione delle ricchezze. Dice quindi Lincoln, qui ci sono due cose differenti ma addirittura opposte che sono chiamate con lo stesso nome, libertà. Negli articoli sopra menzionati gli autori presuppongono che la libertà sia legata all'assenza di coercizione arbitraria da parte dello Stato. Quindi presuppongono un'idea negativa di libertà, la prima delle due che esprimeva Lincoln. In nome di questa idea negativa di libertà rifiutano gli autori di prima il baratto fra libertà e sicurezza. Il sacrificio della libertà in nome della sicurezza ha implicazioni potenzialmente totalitarie. Però allo stesso tempo i due autori nei loro articoli mostrano rispetto per le costituzioni degli stati e per le relative democrazie parlamentari. Quindi si evince che sono a favore dello Stato sociale, quindi della redistribuzione delle risorse economiche. E questo va in contraddizione con l'idea negativa di libertà di prima, perché nello Stato sociale si ha coercizione arbitraria da parte dello Stato attraverso il prelievo fiscale e quindi una riduzione delle libertà negative a favore di una maggiore sicurezza economica delle fasce deboli. Quindi nello Stato sociale, nello Stato socialdemocratico, c'è effettivamente un baratto tra la libertà di coloro che vengono tassati e la domanda di sicurezza da parte di coloro che ricevono i contributi della tassazione. Gli intellettuali, i giornalisti di prima, gli scrittori di quegli articoli, da un lato rifiutano il baratto fra libertà e sicurezza nel caso dello stato di sicurezza, ma sono i primi a promuovere lo stesso baratto nel caso dello stato sociale, da cui deriva l'incongruenza, la contraddizione logica. La contraddizione deriva dal fatto che in questo secondo caso, cioè quando parlano di stato sociale e redistribuzione delle risorse, col termine libertà si riferiscono implicitamente al concetto di libertà positiva, la capacità di fare determinate cose, per esempio curarsi, istruirsi, grazie alle risorse degli altri. La libertà positiva è un concetto, dal punto di vista logico, opposto e incompatibile con la libertà negativa, nel senso che per assicurare alle persone le libertà positive come curarsi e istruirsi è necessario fare ricorso alla coercizione statale per ottenere appunto queste libertà, per ottenere le risorse attraverso per esempio la tassazione. E queste libertà positive sono forme di sicurezza, sicurezza economica per esempio. E quindi ecco di nuovo il baratto fra libertà in senso negativo e domanda di sicurezza. Questo baratto implica necessariamente la violazione della libertà in senso negativo. Quindi le critiche al baratto fra libertà e sicurezza sono irrazionali, cioè incongruenti. La libertà non può essere intesa in due modi diversi. Se viene intesa in senso negativo, cioè come assenza di coercizione arbitraria, allora può essere difesa solo da argomenti razionali, cioè logicamente coerenti. Gli argomenti irrazionali sono come un cavallo di Troia. Avvelenano il concetto di libertà e attraggono il consenso di coloro che sono genuinamente a favore della libertà in senso negativo, quindi confondono le idee e fanno passare il concetto che vanno sostenute anche le libertà positive, che hanno necessariamente bisogno della coercizione dello Stato. Lo Stato di sicurezza non è un nuovo modello di Stato, ma è l'espressione dello Stato moderno, lo Stato democratico. Le democrazie parlamentari infatti si reggono proprio sull'idea filosofica di legge che è il positivismo giuridico, la legge intesa come strumento di potere politico, come decisione arbitraria di una autorità legalmente costituita. Che poi sia un dittatore o una maggioranza parlamentare non fa differenza sul piano teorico. Quindi qui Birindelli passa dal concetto di libertà al concetto di legge. A molti intellettuali fa impressione che in Francia si sia approvata una legge che estende lo stato di emergenza e prolunga l'ulteriore restrizione delle libertà individuali in nome dell'ordine pubblico e della sicurezza. Tuttavia, a questi intellettuali dovrebbe fare impressione che sia stato possibile approvare legalmente una misura di questo tipo, cioè che il sistema legislativo lo permetta. Una misura di questo tipo non sarebbe stato possibile approvarla con una legge che non fosse il positivismo giuridico, cioè con una legge che è il principio di non aggressione. Se invece riconosciamo come legittime le democrazie parlamentari e le costituzioni democratiche,
allora diventa anche possibile approvare legalmente misure restrittive delle libertà individuali. Bisognerebbe invece invertire l'idea di legge, cioè passare dalla legge, quella di oggi, il positivismo giuridico, intesa come strumento di potere politico arbitrario, il provvedimento particolare deciso da un'autorità, passare alla legge con la L maiuscola, intesa come limite non arbitrario a ogni potere, anche il potere dello Stato, quindi la legge intesa come regola generale e negativa di comportamento individuale che deve valere per tutti, Stato per primo, allo stesso modo. Infatti, se è illegittimo che un cittadino qualunque si appropri coercitivamente di risorse altrui, allora è illegittimo che lo faccia anche lo Stato attraverso la tassazione. Se è illegittimo che un privato cittadino faccia contraffazione di denaro, allora deve essere illegittimo se lo fa anche la Banca Centrale attraverso la stampa di denaro fiat a corso forzoso. Stampa di cui però la Banca Centrale ha il monopolio legale grazie a un privilegio che è stato concesso dallo Stato democratico. I collettivisti, dice Birindelli, vogliono il baratto fra libertà e sicurezza economica ed è per questo che approvano la redistribuzione delle risorse. Ma allora dovranno anche pagare un prezzo, cioè dovranno accettare anche il baratto fra la libertà e la sicurezza nel campo dei diritti civili. Birindelli quindi esamina il silenzio del mondo degli intellettuali nel difendere la legge con la L maiuscola, la legge come principio di non aggressione. Bisogna difendere la libertà, dice Birindelli, con argomenti razionali, cioè logicamente coerenti. E questo soltanto i libertari lo fanno, quando addirittura non vengono perseguiti penalmente grazie all'esistenza dei reati d'opinione. Per concludere, Birindelli analizza ancora il positivismo giuridico e lo confronta con il principio di non aggressione. Il positivismo giuridico rende il potere politico illimitato. Questa è l'idea di legge che sta alla base dello Stato moderno. Un potere politico illimitato tende a espandersi, inevitabilmente. E non c'è alcun limite non arbitrare a questa espansione, malgrado l'esistenza delle costituzioni. Quindi è da ingenui credere che la democrazia costituzionale si imponga degli autolimiti. Nello Stato moderno, infatti, non c'è alcuna legge, così antica o così radicata, che si trovi al di fuori del potere dell'autorità politica di emendarla o di abolirla. E in ogni Stato europeo moderno esiste una procedura mediante la quale questo può essere fatto. Scrive Bruno Leoni, il fatto che i legislatori, almeno in Occidente, si astengano ancora dall'interferire in alcuni campi dell'attività individuale come parlare o scegliere il coniuge, per esempio, o viaggiare, nasconde il fatto che essi effettivamente avrebbero il potere di interferire in questi ambiti, cioè hanno il potere di intervenire a limitare le libertà individuali, ma per il momento hanno deciso ancora di non farlo. E questo a dispetto dell'esistenza sulla carta costituzionale, dei limiti al potere politico. Oggi noi ci siamo assuefatti a questo regime totalitario democratico, che non è una contraddizione in termini, perché non bisogna confondere libertà e democrazia, che sono in realtà due concetti uno opposto dell'altro. Se c'è democrazia non c'è libertà. E viceversa, se c'è libertà non può esserci democrazia. Lo stato di sicurezza e lo stato di emergenza sono semplicemente delle evoluzioni di questo regime attuale. Ci siamo assuefatti al totalitarismo. Siamo abituati al fatto che lo Stato moderno tenta di risolvere ogni problema con una sua progressiva espansione, quando invece è proprio l'espansione dello Stato che ha causato il problema. E la responsabilità di questo è anche degli intellettuali, che dovrebbero difendere la libertà intesa in senso negativo, cioè come assenza di coercizione arbitraria. Quindi dovrebbero difendere la legge come limite non arbitrario al potere, e invece fanno il contrario, difendono e danno per scontata la legge, il positivismo giuridico, inteso come strumento di potere politico arbitrario.